Allora, ridiamo la parola un attimo a Mario che deve dare 5 minuti, altri 5 minuti poi all'ingegner Pallotta e poi aspettiamo se qualcuno vuole porci delle domande, siamo qui cercando di dare delle risposte. Siccome l'oggetto del mio intervento era Costituzione italiana e diritto alla salute, io in realtà dovevo leggere degli articoli della nostra Costituzione perché a questi noi facciamo riferimento e quindi prima li ho tralasciati per la paura di scavalcare il tempo. E invece adesso li voglio leggere in modo che tutti noi abbiamo presente il lavoro dei costituenti. Cioè, quale sensibilità hanno avuto coloro che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente nell'anno e mezzo che ha preceduto l'approvazione della Costituzione italiana su un problema appunto della sanità, della salute e dell'ambiente. Ed era veramente difficile pensare a questi due temi perché la Costituzione è nata su un problema di pacificazione degli italiani e sul problema dello sviluppo dell'Italia, perché uscivamo da una guerra di liberazione e uscivamo da una guerra che aveva distrutto il tessuto economico e sociale dell'Italia. Quindi teoricamente i deputati dell'Assemblea Costituente avrebbero dovuto pensare solamente a questi temi e invece all'interno dell'impianto della Carta Costituzionale sono stati inseriti questi articoli estremamente importanti che poi hanno avuto appunto un ruolo anche nei decenni successivi e sono stati il punto di riferimento altissimo per la classe amministrativa e politica del nostro paese, cioè per i parlamenti e per i governi. L'articolo 9 più o meno l'abbiamo visto prima. Poi l'altro articolo è l'articolo 32, che recita così: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Guardate che queste tre righe veramente animano le istituzioni pubbliche sanitarie di questo paese. Perché quando parla di garantire cure gratuite agli indigenti, sta parlando di una sanità pubblica, sta parlando di una sanità sensibile alla povertà, all'indigenza. E spesso invece noi abbiamo maturato un'attitudine all'abbandono degli indigenti. E per indigente non parla di popolo italiano, parla di indigenti, cioè nell'accezione più ampia. E quindi quando noi abbiamo la visione nelle strade, nei luoghi pubblici di individui, di uomini, di donne che soffrono, bene, i nostri costituenti hanno pensato che le nostre istituzioni sanitarie debbano avere a cuore anche la loro salute, perché la salute è legata alla vita. E poi tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo nell'interesse della collettività. Cioè la salute è legata al lavoro, la salute è legata alla partecipazione del mondo del lavoro e quindi è interesse della collettività che il cittadino abbia garanzia della salute, quindi di istituzioni che garantiscono il bene della salute. L'altro articolo è il 44, c'è una parte che riguarda il nostro tema ed è un articolo che riguarda le garanzie dei cittadini. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limite della sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e media proprietà. Questo non è un articolo famoso, non è un articolo molto elaborato, studiato, in realtà invece è un articolo molto importante perché si rifà esattamente a un problema che loro hanno intuito, ma che oggi è presente sul nostro paese ed è il territorio controllato dalle mafie.
cioè le istituzioni, rispettando il dettato costituzionale, devono imporre la bonifica delle terre. Quindi lo Stato deve entrare come attore principale nelle aree a criminalità organizzata. E questo è veramente un articolo molto importante che per noi del Movimento 5 Stelle deve essere un faro continuo che illumina appunto la nostra azione politica e anche la nostra concezione dello Stato e l'etica dello Stato. L'altro articolo è il 117, che però ho accennato nella parte del mio intervento. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Questo articolo, quindi il punto che a noi interessa, è il comma 6s, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Quindi sono, quello che io ho detto nella mia relazione, questi tre argomenti, questi tre temi che sono stati separati nei decenni successivi, invece sono stati con una lucidità, con una preveggenza veramente di grande spessore culturale dai nostri costituenti. Noi stiamo recuperando adesso l'unità di questi tre termini dei quali io ho parlato nella mia relazione, ma i costituenti avevano già coniugato ambiente, ecosistema, del quale avete ascoltato poco fa un riferimento, e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente, l'ho riferito poco fa, quelle relative alla tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, governo del territorio. Ecco, queste sono competenze delle regioni, come appunto, come ho detto prima, si chiama una potestà delle regioni, che è appunto la legislazione concorrente. E poi mi preme sottolineare come i nostri costituenti abbiano già pensato a un'Europa, ma è un'Europa politica e sociale, non economica, cioè non economica nel senso di finanziario, coniugando Costituzione italiana, vincoli della Comunità Europea e obblighi internazionali, cioè un comparto che si muove unitariamente su questi temi, non separatamente come è avvenuto nei decenni successivi. Quindi questo mi sembra molto importante, mi sembrava molto importante riprendere questo aspetto. Voglio concludere con una buona notizia che ho letto oggi, perché è l'approvazione di un decreto legislativo che è stato appunto, mi pare, Roberta mi puoi confermare o smentire, credo che sia stato approvato ieri. È una buona notizia, anche se relativa ad una delle aree più inquinate d'Italia, della quale si sono occupati i mass media e il Parlamento con interrogazioni e mozioni su spinta della popolazione e della magistratura, vale a dire l'Ilva di Taranto. In Parlamento se ne sta parlando da tantissimo tempo e sembra che ci sia qualche via di uscita, ma Roberta è molto più aggiornata di me e di noi. Su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il mare compare per la prima volta nella dicitura di Ministero. Prima era Ministero dell'Ambiente, e l'ho detto quando è stato fondato nel 1986. Oggi inserisce la parola mare, cioè riconosce che esiste un problema ambientale marino, cioè l'inquinamento marino, il problema del pescato, no? Cioè che contiene dei metalli pericolosi per la nostra salute, no? E quindi l'aver cambiato nome è appunto indicativo di una maturazione anche della nostra classe politica, almeno di una parte classe politica, almeno di alcuni settori della società e della politica. Ecco, il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, quindi c'è proprio piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, ambiente, sanità e quindi appunto sicurezza, riguardante lo stabilimento dell'Ilva di Taranto. Il piano è stato elaborato da tre esperti,
dalle osservazioni della regione, esperti sono del governo, delle osservazioni della regione Puglia. Purtroppo noi sappiamo che è proprio la regione Puglia che appunto ha scritto, ha proposto questo piano, approvato, è proprio la regione Puglia nella persona del suo presidente è sotto inchiesta, perché appunto non ha avuto un ruolo così come dire, pulito nella questione dell'Ilva di Taranto. Quindi è il secondo attore che già è un po' anomalo, no? Per essere preso come commissione, come elemento e membro della commissione proponente. Il terzo rappresentante del comitato è il commissario straordinario dell'Ilva di nomina governativa. Ecco, è evidente che all'interno di questa commissione, che deve decidere la vita dell'Ilva, la sicurezza del lavoro, la sicurezza dell'ambiente, non ci sia nessuna parte sociale, non ci siano i cittadini, non ci siano le associazioni, non ci siano i comitati di salute dei cittadini. Questa è sorprendente, ma è una linea unitaria che caratterizza la nostra classe politica e i nostri governi: escludere chi vive le contraddizioni di un modello economico, di un modello di sviluppo che ha condotto appunto a queste malattie degenerative come appunto è il cancro. Dove sono i lavoratori dell'Ilva? Dove sono le associazioni che difendono la vita e difendono i lavoratori? Non vi è traccia. Una legge che non contempli chi è stato vittima ed è tuttora vittima, perché ci sono dei malati di leucemia e di tumore in queste ore, di uno dei più grandi disastri ambientali e sanitari dell'industria italiana dopo quella del petrolchimico degli anni 70 e 80. Questa assenza, questa legge, necessariamente risulta povera sin dall'inizio, che si dimostrerà appunto per questa assenza, inefficace e imbrogliona. Il testo, che evidentemente è ancora vuoto di valore, perché è un testo teorico ma non ha ancora valore esecutivo, e non c'è neanche il decreto attuativo, quindi non può neanche diventare legge applicata perché manca il decreto attuativo. E quindi è quasi un farsi belli, no? Cioè io ti promuovo un piano, poi tu sei coinvolto nell'approvazione della mia azione politica, poi in realtà questo piano non viene attuato perché manca l'elemento fondamentale delle leggi italiane, che è la seconda parte, cioè il decreto di attuazione delle norme. Ecco, che cosa dice questo decreto? Il decreto dice: prevede azioni e tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale, il nuovo nome che noi abbiamo costruito in Italia, la sigla è AIA. E questa autorizzazione integrata viene modificata. Tutto ciò per consentire il completamento degli adempimenti non oltre 36 mesi dopo l'entrata in vigore della legge numero 61/2013 sul commissariamento dell'Ilva del 3 agosto 2013. Ora il commissario straordinario dovrà predisporre un piano di risanamento dell'industria da approvare successivamente dal Consiglio dei Ministri, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni ambientali e sanitarie e di sicurezza, i tre nomi ai quali ho fatto riferimento nel mio intervento, contenute nel piano ambientale. Bonifica dell'Ilva per recuperare la qualità della vita, dell'ambiente, insieme ai livelli occupazionali e di continuità produttiva, nell'ottica della competitività accresciuta. Fabbrica salubre, dispositivi e tecnologie anti-inquinamento, tutela dell'ambiente. I tarantini hanno diritto alla salute, al lavoro e allo sviluppo. Noi non possiamo che essere d'accordo con questo impianto, ma il problema è che tra il dire e il fare appunto c'è di mezzo il mare, che è il nuovo nome aggiunto al Ministero dell'Ambiente. Grazie. Grazie Mario. Ricordiamo un attimo, per sommi capi, quello che è accaduto nell'impianto TMB di Via Salaria. L'impianto TMB di Via Salaria è un'invenzione del presidente della Regione Lazio Badaloni, grosso modo 1998. Nel 1999 dà all'AMA la possibilità di acquistare per 27 miliardi di vecchie lire italiane quella porzione
di terreno che apparteneva alla nuova Autovox, società ormai fallita da parecchi anni. L'impianto venne usato subito come impianto di lavaggio dei mezzi, successivamente si ipotizzò di trasformarlo in un impianto di trattamento di rifiuti e piano piano vennero effettuate tutte le opere di installazione dei macchinari per il nuovo impianto. Bisogna dire una cosa, questo impianto ha cominciato a lavorare grosso modo nel 2008 con un quantitativo di materiale di circa 8.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani all'anno, il che significa praticamente zero per un impianto che ha una portata nominale di 244.000 tonnellate all'anno. Salto dal 99 al 2008 e contemporaneamente salto attraverso la presidenza Storace, quella Marrazzo, la Polverini, per arrivare addirittura in prossimità adesso diciamo della Zingaretti, e dei sindaci Veltroni, Rutelli Veltroni e Alemanno. Dare un giudizio tecnico su queste persone credo che sia perfettamente inutile. Ciascuno di loro, anche se oggi gioca a fare l'animella candida, ha contribuito con delle delibere passate ovviamente inosservate a costruire quello che è l'impianto attuale. Il problema di questo impianto, che viene spesso definito gemello di quello di Rocca Cencia, noi grazie alla senatrice Fattori siamo riusciti ad entrare nell'impianto di Via Salaria dopo tentativi andati a vuoto piuttosto diciamo numerosi, tentativi reiterati, e abbiamo notato alcune cose molto particolari. Per esempio, l'aria che circola, l'aria nel senso l'atmosfera dell'impianto di Via Salaria è relativamente frenetica. La sensazione è che quella gente, gli operai e la direzione, stia lavorando contro il tempo. D'altra parte, se torniamo indietro sempre nel tempo, ci ricordiamo che finché l'impianto non è arrivato a 144.000 tonnellate all'anno, grosso modo sotto sotto sindaco Alemanno, i residenti non si lamentavano molto, dicevano che grosso modo i cattivi odori avvenivano qualche volta, soprattutto durante l'estate, ma è quando praticamente l'impianto comincia a lavorare a pieno regime che le 244.000 tonnellate fanno sì che anche d'inverno, periodo nel quale ovviamente il problema della putrefazione dovrebbe essere più limitato, gli odori si fanno insistenti a tutte le ore del giorno e della notte, creando notevoli disagi. Io ricordo ancora, abito piuttosto lontano da quella zona, quindi non posso apprezzare quegli spettacolari afrori, un paio di volte Massimo mi ha chiamato per telefono e dice: guarda che la gente si sta lamentando in questo istante, pare che ci sia una puzza terribile. Io mi sono precipitato e effettivamente c'era un odore piuttosto violento e schifoso. Ora, tramite diciamo, la cortesia del direttore dell'impianto, abbiamo scoperto che sostanzialmente c'è un problema legato al sabato e alla domenica, durante i quali tutti i mezzi che arrivano a Via Salaria stazionano pieni perché i turni di lavoro sabato e domenica non sono previsti. Questo fa sì ovviamente che questo materiale, che spesso viene raccolto con un certo ritardo e quindi è già in una fase di, come dice, sostenuta putrefazione, in quei due giorni, soprattutto d'estate, deve raggiungere l'apice. Ma il problema è che lo raggiunge anche d'inverno e che spesso i cattivi odori non sono localizzati nel tempo appunto sabato e domenica, ma addirittura sono durante tutto l'arco della settimana. Segno evidente che l'impianto, o meglio, più che segno evidente, diciamo, facendo sorgere un certo sospetto, che l'impianto, passando da 144.000 a 244.000, sia andato, diciamo, fuori i giri, nel senso che c'è il rischio che effettivamente l'impianto non sia il gemello di Rocca Cencia. Noi siamo sempre riusciti anche ad entrare a Rocca Cencia e abbiamo parlato con i cittadini del territorio di Rocca Cencia, che ci hanno detto sì, effettivamente c'è di cattivo odore, soprattutto d'estate è veramente fastidioso, d'inverno poca roba. Ora, se noi mettiamo insieme queste informazioni, non abbiamo prove, ma ragionevoli sospetti. Se gli impianti sono veramente gemelli, allora, come dice, dovrebbero avere le stesse manifestazioni o d'origine, altrimenti questo significherebbe che sostanzialmente i romani del terzo municipio sono diversi dai romani che abitano a Rocca Cencia, mangiano cose diverse, e questo non è possibile. Oltretutto, se l'impianto di Rocca Cencia viaggia a 244.000 tonnellate, forse qualcosa di più, e l'impianto e dà i problemi sull'estate, mentre quello di Via Salaria dà pure d'inverno, evidentemente che il sospetto
che viene è che l'impianto sia probabilmente sottodimensionato. A questo punto, ripeto, questo non è una prova, ma è un ragionevole sospetto. A me dispiace che questa sera non siano presenti in fondo quelli che erano i naturali destinatari di questa sorta di seminario e piccolo convegno, cioè non, perlomeno le persone che conosco io non le vedo qui, dei comitati di Villa Spada e degli attivisti che si sono dati da fare e si sono impegnati per cercare di contrastare questa prepotenza che ama nella persona del direttore generale, non ovviamente degli operai che stanno lavorando né a Rocca Cencia né a Via Salaria. Il problema è che appunto non sono qui e soprattutto non danno a noi la possibilità di chiedere come mai, nonostante i loro diversi interventi, non ci abbiano mai raccontato nulla di quello che succede lì dentro, cioè non abbiano mai osservato nulla, non si sono accorti di nulla. Detto questo, faccio riferimento a due giornate, quella del 9 maggio 2013 e l'ultima, quella in corrispondenza del Consiglio straordinario proprio a Villa Spada. Nella prima occasione noi notammo che effettivamente maggioranza e opposizione di allora, che oggi si trovano invertite, sostenevano ambedue la necessità di eliminare l'impianto di trattamento rifiuti a Villa Spada, salvo dire che per trasportarlo altrove ci sarebbero voluti 40 milioni di euro, il che significa non si porterà mai via. Ora la nuova maggioranza, che era quella che nel 2013 era l'opposizione, ci racconta che effettivamente l'unica alternativa che si ha in questo territorio è allontanare l'impianto di trattamento dei rifiuti, però se ne parlerà il 2015, ammesso che nel 2015 il governo non cada. A questo punto Massimo Moretti, come portavoce del Movimento 5 Stelle, nell'ultima seduta straordinaria a Villa Spada, ha fatto una proposta, cioè ha raccontato sostanzialmente quello che secondo il Movimento 5 Stelle si può fare per evitare che altri anni di tormento affatichino i cittadini che abitano in prossimità dell'impianto, che sono sostanzialmente questo, perché il problema di trasportare l'impianto al di fuori di Roma o da un'altra parte, qualsiasi posto che non sia il terzo municipio, è una considerazione pellegrina, perché a parte il fatto che ci vogliono i soldi, ma ci vuole anche tempo, e non è che in una città come Roma un impianto come quello si smantella in 2 settimane. Noi abbiamo fatto una richiesta ben precisa: come pensa la maggioranza e quell'altra opposizione di poter governare il transitorio? Perché il problema è quello che succede durante, cioè da qui fino a quando non lo porteranno via. Nessuna idea. Non c'è nessuna idea di come governare il transitorio. Il Movimento 5 Stelle ha fatto la sua proposta, piccola e banale: si smette immediatamente di conferire l'umido insieme all'indifferenziato al secco. Questo può essere fatto spendendo cifre ridicole, perché non credo che ci vogliano più di 8.000 euro per fare tanti cartelloni 70 cm per un metro adesivi da attaccare ai cassonetti che già ci sono. Se tutto il problema dell'AMA è quello di far fabbricare nuovi cassonetti con un diverso colore, se risparmiassero il tempo, cominciassero a mettere sui cassonetti che già esistono queste etichette, separare immediatamente l'umido e conferirlo eventualmente a Maccarese. Noi siamo stati anche a Maccarese, in Maccarese non sta funzionando. A Maccarese, come ho detto prima, non c'è nulla. Rimettiamo in piedi Maccarese, liberiamo dall'umido l'impianto TMB di Via Salaria e lasciamo che per ora lavori esclusivamente il secco, anche se su quello abbiamo qualcosa da dire. Praticamente la richiesta che ci è stata fatta è stata quella, durante, che è stata fatta soprattutto a Massimo Moretti, è stata quella di firmare tutti insieme un'iniziativa, una richiesta al sindaco per portare via l'impianto, e da questo, guarda caso, è sparito l'ultimo punto, che era quello di procedere immediatamente alla separazione secco-umido e lasciare che, anche perché è costato una cifra mostruosa quell'impianto e quei soldi li abbiamo pagati noi sostanzialmente attraverso le tasse, lasciare che l'impianto possa continuare tranquillamente, fra virgolette tranquillamente, con il secco che non dà i cattivi odori, perché ripeto, il problema di Villa Spada è l'odore infernale che esce dall'impianto nelle ore più impensate e che impedisce alla gente di vivere una vita normale. Noi le nostre piccole proposte le facciamo, questa maggioranza e quell'altra opposizione continuano a fare orecchie da mercante. Scusate il tono politico, perché in genere faccio il tecnico e basta. Grazie. Questi argomenti vengono esclusivamente dal volontariato che ha il nostro movimento. Questi sono delle persone eccezionali comunque per me, che comunque danno un volontariato.
un lavoro volontario comunque a noi e ci ritroviamo praticamente in casa, senza pagare consulenze esterne.